Michelle Rodriguez era pezzi, aveva appena perso il suo amico e compagno di set Paul Walker. I went through about a year of just being like an animal. La sua morte aveva risvegliato in lei il suo lato più folle. Ero abbastanza impazzita. Molte delle cose che ho fatto l'anno scorso non le avrei mai fatte se fossi stata sana di mente. Sono state queste le parole dichiarate dall'attrice durante un'intervista l'anno successivo alla morte di Paul. Like I did everything I could possibly do to hide from myself. In preda alla disperazione, la bella e talentuosa Michelle si è data agli eccessi e ad una vita spericolata, nella speranza di camuffare il sapore amaro che la perdita del suo caro amico l'aveva lasciato. Like what could I do to just get my mind off of existentialism, get my mind off of how transient life is and how we just come here and can disappear at any moment. Eppure, malgrado i numerosi tentativi, l'angoscia che provava sembrava non volerla lasciarla in pace. My ayahuasca trip made me sad that he left me here. It wasn't a sadness that he's gone, it was more like a jealousy that he's there first. Michelle si era rialzata malgrado il profondo dolore, cercando di farsi aiutare dai saggi insegnamenti che il protagonista di Fast and Furious aveva lasciato sia a lei che al mondo intero. Paul was had a big heart and he hated the superficiality. And that's the kind of guy he was. He's just a dude with a really big heart who always wanted to do more than what he, you know, was. Yo creo que ella la afectó demasiado. Ella es una persona súper sensible, además. Es una persona criada en una familia religiosa. Su abuela la crió en la fe mormona. Entonces, ella siempre ha tenido esa conciencia de la muerte y la trascendencia. Y la pérdida de un cercano como Paul Walker, sin duda, como ella ha señalado, la afectó profundamente y acentuó más su conducta errática en la vida. Tuttavia, questa non è affatto l'ultima volta che la carismatica attrice ha toccato il fondo. Anni prima, precisamente nel 2006, quando recitava nella serie Lost, era stata arrestata nelle Hawaii dato che guidava sotto gli effetti dell'alcol. L'attrice, come presumibile, ha perso il suo ruolo nella serie. I produttori, infatti, stanchi del suo lato ribelle, avevano deciso di chiudere con il suo personaggio. Ma a quanto pare, la lezione ricevuta da Michelle non è stata ben assimilata, dato che nel 2017 è finita in prigione, sempre a causa delle sue cattive abitudini al volante e per aver violato le regole della libertà condizionale. La condanna ricevuta era di ben 180 giorni. La Rodriguez, però, è tornata ad essere libera soltanto 17 giorni dopo, per buona condotta, e da quel momento ha preso la decisione più saggia della sua vita. Avrebbe fatto di tutto per abbandonare il vortice di eccessi che l'aveva sempre inghiottita. Are you like an adrenaline junkie yourself? Not so bad as what I was when I was in my 20s, you know, I'm not trying to do 180s on Sunset Boulevard, you know, but now I'm a lot calmer and I keep it to the track. Con questo nuovo atteggiamento e grazie al suo ruolo in Avatar, finalmente Michelle Rodriguez iniziava a forgiare il suo nuovo inizio. You get older and you start to realize that you are responsible for your community and your environment and that you have to do what you can to make a voice out there. And you know, I'm starting to realize that. Lo interesante de la carrera de Michelle Rodriguez es que ella ha sabido sobreponerse a sus propios demonios, a sus propias oscuridades propias de cada ser humano y sin duda yo creo que ella si ha logrado posizionare e reinventarsi. Infatti, il suo nuovo approccio alla vita ha spinto l'attrice ad abbandonare le sue pessime abitudini, permettendole di intervenire, tra l'altro, nella lotta per i diritti alle donne. Include women again, you know, as equally into society, I think is a vital to sustaining the planet. Questo nuovo percorso dell'attrice di Fast and Furious è stato segnato da grandi successi, che hanno messo in evidenza la sua spiccata determinazione e la sua capacità di resilienza. E ciò dimostra perfettamente che non c'è ostacolo che possa fermare una donna talentuosa, potente e coraggiosa.